Sono passati ormai 30 giorni dalla devastante alluvione che ha messo in ginocchio la Romagna. Il mese di maggio infatti portò due ondate pesantissime di maltempo in rapida successione che investirono e travolsero un'area di oltre 100.000 ettari, secondo le stime di Coldiretti. Sono negli occhi di tutti i campi allagati, le coltivazioni sepolte da quasi mezzo metro di fango e sabbia, le strade distrutte. Quasi 9 miliardi di euro la stima attuale dei danni, ma ci sarà qualcosa di non più ricostruibile, le colline distrutte dalle frane. L'attenzione va posta anche molto nella media collina, lungo le vallate, dove tante strade sono state interrotte a motivo di frane, migliaia di frane non ancora del tutto censibili e hanno interrotto i collegamenti e tante strade sono inagibili. In alcune zone non saranno neanche più ricostruibili perché questi smottamenti che ci sono stati in queste settimane hanno portato giù interi versanti. La regione attende ancora la nomina di un commissario alla ricostruzione, mentre i primi fondi per l'emergenza sono già finiti, ma non i lavori. Secondo il presidente della regione, dei 9 miliardi stimati, quasi la metà riguarda la messa in sicurezza di fiumi, strade e infrastrutture. I danni a privati sono stimati in 2,1 miliardi per oltre 70.000 edifici. Le imprese 14.200 per un totale di 1,2 miliardi di danni. 12.000 invece quelle del solo comparto agricolo per 1,1 miliardi di euro di danni. Per recuperare anni, per ripartire subito, fin da subito, noi siamo ripartiti subito. Allora, un segnale può essere la costa. La costa, per fortuna, è stata anche meno danneggiata da quel che sembrava fin dal primo giorno del 16 di maggio e tutta l'attività turistica è pronta per far capire che la Romagna c'è. La Romagna c'è ed è pronta ad accogliere i turisti, ma è pronta anche per ripartire. Anzi, vogliamo ripartire.